E dopo anni di abbandono e mancato utilizzo è tornata a funzionare la fontana di Via Embriani a Biceglie. Una fontana che però ha anche un tocco artistico perché alle sue spalle è stato realizzato un murale da un artista bicegliese. E servizio. L'evento ha un'alta valenza simbolica perché ovviamente oltre al ripristino e al restauro di una fontana storica di Biceglie vale il significato dell'iniziativa. Si festeggia e si inneggia all'acqua pubblica che rappresenta uno dei diritti naturali fondamentali del genere umano e questo trova la sensibilità, incontra la sensibilità dei ragazzi che hanno promosso l'iniziativa, i quali appunto con il murales che hanno realizzato hanno non solo consentito di ripristinare la funzionalità della fontana, ma hanno evidenziato la loro ferma volontà di mantenere la natura pubblica dell'acqua e quindi di preservare il diritto naturale dell'uomo all'acqua. Va dato merito ai ragazzi di Biceglie Illuminata perché la fontanina è l'emblema dell'acquedotto pugliese, ma è l'emblema dell'arrivo dell'acqua in Puglia. Noi dimentichiamo molto spesso che poco più di 120 anni fa in Puglia non c'era acqua corrente. Oggi, quando ho aperto questa fontanina, sentire il rumore dell'acqua, perché molti la guardiamo soltanto, ma il rumore era una cosa che le generazioni di poco tempo fa in Puglia non avevano mai sentito, perché prendevano acqua con i secchi dai pozzi, prendevano acqua piovana, ma non c'era acqua corrente. Ecco, il rumore dell'acqua significa acqua corrente, quindi un passo avanti nella civiltà che è stato fatto e di cui la fontanina è un emblema, e quindi va dato merito averla non solo richiamata ma averla inserita in quella che è anche un'immagine storica che non a caso si trova nella sala principale del Palazzo dell'Acqua e che proprio esalta e celebra l'arrivo dell'acqua in Puglia, nei paesi della Puglia. Tutto questo oggi si può celebrare solo grazie all'iniziativa di tanti giovani che hanno dimostrato di essere davvero in gamba e che quindi davvero testimoniare quella che dovrebbe essere una collaborazione costante tra le istituzioni e il territorio.